Salve a tutti, eccoci qua. Allora, voglio fare questo rapido video per parlare di due cose inerenti all'argomento To Love Ru Darkness, che è decisamente uno dei miei manga preferiti. Ho adorato la prima serie e anche l'anime, quindi sto seguendo con una certa attenzione anche questo seguito spin-off, che tanto spin-off non è in realtà, perché sta dando molte risposte che almeno io mi aspettavo di ricevere prima o poi. Dunque, ieri è uscito il capitolo 29, che è anche il primo capitolo del volume 7. In Italia la Star Comics ha cominciato a pubblicare To Love Ru Darkness, il numero 1 è uscito a febbraio, fine febbraio, e per ora uscirà ogni 2 mesi, quindi il prossimo numero dovrebbe uscire circa alla fine di aprile. Dunque, l'ultimo capitolo, che è stato veramente molto molto bello, mi è piaciuto tanto, anche se è stato forse un po', come dire, fiacco magari dal punto di vista degli eventi, perché alla fine non, io parlo dando per scontato che l'avete letto, quindi è spoiler. Il fatto che Nemesis porti Rito in giro a fargli da servetto è sì, è, diciamo, un modo per conoscere meglio quello che è l'antagonista di questa nuova serie, ed è anche carina la contrapposizione tra lei e Momo. È molto importante anche il fatto, sempre tra loro due, che Nemesis ha spiegato a Momo come lei, nella sua natura, abbia il desiderio di volere quello che le altre persone vogliono e toglierglielo. Quindi Nemesis ha dichiarato anche lei di voler creare un harem, non perché lo vuole, ma perché Momo lo desidera, e quindi il desiderio di Momo deve diventare il suo. Molto interessante come cosa. Ha anche detto qualcosa sul darkness, cioè su che cos'è questo potere che dovrebbero risvegliare Yami, scusate. Definendola come la trasformazione definitiva, ma come giustamente Momo e Rito si sono accorti, non è stata una dichiarazione precisa. Li ha voluti prendere in giro, è ovvio. Però su questo si ritornerà con calma. Però dal punto di vista, ecco, proprio degli eventi, non è successo granché. È stato un capitolo simpatico anche da un certo punto di vista. Il lato, come dire, il lato, diciamo, pervertito di Toloru non è uscito granché stavolta. Però è giusto così, che ogni tanto ci siano dei capitoli di transizione, magari per presentare meglio dei personaggi, per spiegare quello che vogliono e per far vedere la loro natura. Quindi l'ho apprezzato proprio per questo, perché ora c'è stata finalmente come dire, un capitolo che ha spiegato qualcosa. Perché io non ho nulla contro lo stile di To Love Ru, altrimenti non sarebbe uno dei miei manga preferiti, però leggermi un capitolo dopo un mese di attesa, in cui l'evento principale è che Rito diventa un topolino e si infila nelle mutande delle ragazze, oppure un altro in cui, che so, Haruna viene ubriacata e quindi dà di matto e urla: sì, voglio sposare Rito con tutte le altre, evviva! È carino, però è un capitolo filler, che nel To Love Ru Darkness sono i famosi punto 5. Invece stavolta Asemi e Yabuki hanno fatto un buon lavoro e hanno portato avanti la storia.
Credo a questo punto che il prossimo sarà di nuovo un capitolo più leggero dal punto di vista dei contenuti, magari come eventi ce ne saranno di più, anche lo stile di disegno sarà molto più spinto e magari tornerà alla vecchia quantità di nudo, però è probabile che dopo un capitolo incentrato sulla cattiva, adesso si torni un attimo a far vedere storie di vita quotidiana. L'altra cosa molto più rapida e concisa che volevo dire è se qualcuno è appassionato tanto di Dulo Gru, ha seguito tutta la prima serie di manga e ha anche visto comunque l'anime, ma più che altro il manga. Io noto col passare del tempo, anche perché Tool of Blue Darkness è iniziato a ottobre 2010, che manca Lala. Lala manca da morire. È un'assenza pesante. A me manca da morire, che poi non era neanche uno dei miei personaggi preferiti, né come bellezza né come carattere. Però non lo so, Tool of Blue quando è iniziato c'era Lala e è proseguito con lei e lei dava origine a un sacco di situazioni e a un sacco di risvolti interessanti. E qui in Tool of Blue Darkness, questa è la mia personale opinione, però da fan di Tool of Blue mi manca da morire Lala. Vedere che ogni mese, quando esce il capitolo, lei è spessissimo, ha avuto anche uno o due capitoli solo per lei, ok? Facciamo uno e mezzo. Però vedere che lei è relegata in una piccola vignettina o due vignette piccoline in cui al limite la fa vedere diciamo disegnata su tutta la pagina quando proprio esagerano è molto triste, non lo so, a me Lala manca veramente da morire. Speriamo che andando avanti col tempo torni, anche perché tanto Momo se vuol fare l'harem prima o poi dovrà fare anche i conti con sua sorella, che sarà anche d'accordo col dire che Rito potrebbe sposare sia lei che Aruna, ma non so se potrà essere altrettanto d'accordo col dire ok, il ragazzo di cui sono innamorata si fa tutte quante. No, secondo me verrà fuori qualche contrasto. Bene, con questo vi saluto e ci si vede ad un prossimo video.